vragen u, laat ons medelijden tonen jegens onze broeders en zusters, zodat wij op uw barmhartigheid kunnen rekenen door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, om recht te doen aan uw heerlijkheid om, zullen wij u danken altijd en overal. Bij deze herdenking van de heilige Maagd Maria willen wij u verheerlijken met passende woorden van lof en dank. Zij is de milde koningin. Omdat zij op bijzondere wijze uw barmhartigheid heeft ondervonden, aanvaardt zij allen die tot haar hun toevlucht nemen en verhoort zij ieder die in ellende een beroep op haar doet. Zij is de moeder van barmhartigheid die altijd luistert naar de gebeden van haar kinderen om vergiffenis te vragen voor hun zonden en voor hen kwijt. Zij is de dienares vol medelijden die zonder ophouden voor ons ten beste spreekt bij uw Zoon, om met zijn genade onze armoede te maken tot rijkdom en met zijn kracht onze zwakheid tot sterkte. Door uw engelen, de machten en de krachten die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning en majesteit. Laat u ook onze stemmen meeklinken in het koor bij smeken. En dat ook onze hulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende voor ons. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving voor de zonde. Blijf hier doen om mij te vergeven. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Thank you.
verkondigen uw dood. En wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo deden wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Franciscus onze paus en Nicolaas onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en alle heiligen in uw koninkrijk, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem. Amen. Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader. Amen. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Preceptis salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons geest. Gij leeft in Amen. De vrede van de Heer, zij altijd met u. En met uw geest. En geef elkaar dan een teken van die vrede. Vrede van Christus.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot leven.
ons bidden. Met hemels voedsel hebt gij ons gesterkt. Daarom vragen we u hier, laat ons samen met de Heilige Maagd steeds weer uw barmhartigheid verheerlijken. En haar bestemming onderwinden dat zij kennen haar als een koningin, die genadig is, die uw zondaars en volleidig en medelijden in aanheeft. Door Christus ons. Amen. De regieaanwijzing voor het wandelen naar de koffiegedeelte is inmiddels nu duidelijk. Als wij hier bij de grot vandaag gaan, gaan we rechtsaf over de brug, linksaf. En u loopt maar gewoon door en daar wordt het vanzelf weer ergens opgevangen. Bij de grot, naar rechts, over de brug en dan naar links. We zijn uiteindelijk gekomen aan deze, denk ik voor u allen en voor ons, een hele indrukwekkende viering bij de grot. De plek waar Maria en Bernadette elkaar hebben mogen ontmoeten. Dat wij versterkt in ons geloof van hier gaan onder de zegen van de Allerhoogste. De Heer zij met u. En met uw geest. De naam van de Heer zij gezegend. Van u af tot in de eeuwigheid. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Zegen u de Almachtige God. Vader, Zoon en Heilige. Amen. Amen.
16 ce n'è abbastanza? Sì, penso che sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vorrei chiedere a quelli della prima fila, i signori che stanno le panchine della prima fila, i banchi della prima fila, di lasciare i posti alle mamme dei bambini. Allora lasciamo i posti della prima fila per le mamme dei bambini malati.
Fratelli e sorelle, è sempre un'emozione grande quella di trovarci alla grotta per questa celebrazione eucaristica. La facciamo oggi con fratelli e sorelle dell'Unitalsi Emiliano-Romagnola e con l'Unitalsi Romana-Laziale ed altri pellegrini che si sono giunti in mezzo a noi. Gli amici che sono seduti nelle banchi resteranno sempre seduti. Ma insieme ora vogliamo dire a Maria tutto il nostro affetto, il nostro amore. Soprattutto chiedo scusa magari a qualcuno, ma questo canto è soprattutto amato dai fratelli e le sorelle dell'Unitalsi del Basso Lazio. Oh Maria, quanto sei bella! Tutti insieme. Oh Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, m'hai rapito questo cuore, notte e giorno io penso a te. M'hai rapito questo cuore, notte e giorno penso a te. Tutti insieme. E viva Maria, Maria. E viva Maria, e viva Teo. Quando andremo in paradiso, canteremo viva Maria. Canteremo viva Maria, viva lei e chi la creò. Canteremo viva Maria, viva lei chi la creò. Viva Maria, Maria, e viva Anche oggi la Santa Messa è presieduta da Monsignor Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, ai piedi di Maria,
e ancor più nel cuore della Madre di Cristo, vogliamo disporci con il nostro cuore a celebrare i divini misteri della nostra fede. Maria interceda per noi e favorisca questo incontro sacramentale con il suo Figlio Gesù. Signore, che sei il difensore dei poveri, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che accogli ogni uomo che si affida alla tua misericordia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per questa grazia, infatti, siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù, per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Parola di Dio. La misericordia del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. La misericordia del Signore è per sempre. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli. La misericordia del Signore. Insieme. Alleluia. 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 Salve Madre del Signore, Regina di misericordia, conforto per tutti e speranza dei miseri. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia sostende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Parola del Signore. Parola del Signore. Come il sole di questo giorno illumina e riscalda il cuore del credente, come ancor prima ha riscaldato il cuore di Maria a Nazareth, rendendola donna di fede, obbediente, docile alla parola con cui il Signore, attraverso l'angelo, le affida questo grande annuncio di venire la madre del Verbo di Dio. È già questo un primo messaggio che provoca la nostra vita, la nostra esperienza cristiana, che non deve mai rimanere un'esperienza solitaria. Maria, dopo l'incontro con la parola, si fa subito missionaria, perché la fede deve essere sempre contagiosa, e dice oggi il testo che fa seguito all'annuncio dell'angelo: Maria si mise in viaggio, la fede si mette in cammino e raggiunse in fretta una città di Giuda. L'evangelista Luca, con particolare attenzione, sottolinea più volte nel Vangelo questo mettersi in cammino in fretta. Non è il nostro stress, il nostro disordine, non è la nostra ansia, è la premura, è la gioia che tocca il cuore e mette le ali al desiderio di portare l'esperienza vissuta anche agli altri. Questa fretta è farsi carico e prendersi cura e prendere a cuore anche gli altri ai quali vogliamo che la nostra esperienza di fede possa giungere e illuminare la loro vita, facendosi servizio, carità, amore. E Maria raggiunge la casa di Elisabetta. Vedete, qui a un certo punto l'evangelista, non a caso, insiste su un aspetto che potrebbe sfuggirci, ma non è secondario. Dice infatti:
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, poi ancora più avanti Elisabetta che dice di aver colto nella voce del saluto di Maria il movimento e il sussulto del bambino. E per la terza volta si dice ancora questo riferimento al saluto che la Madonna ha portato in casa di Elisabetta. Ma stranamente l'Evangelista parla di questo saluto di Maria a Elisabetta, ma non ci dice le parole con le quali ha salutato Elisabetta. Da una parte insiste per tre volte su questo saluto, ma non ci dice le parole, il contenuto. Allora a me è piaciuto nella meditazione su questo brano immaginare una cosa un po' strana, ma ce la permettiamo, non credo che sia fuori luogo. Immaginiamo di anticipare sulle labbra di Maria quello che Maria nel brano del Vangelo annuncia dopo, il Magnificat. Perché non immaginare che Maria, entrando nella casa di Elisabetta, abbia esordito proprio con questo grande annuncio: l'anima mia magnifica il Signore. Non sorprende un annuncio del genere? Non coglie di sorpresa il cuore e la vita di Elisabetta, questa donna anziana incinta che porta nel grembo una nuova vita? È bello questo fatto che Maria saluti così Elisabetta, raccontando la storia della misericordia a partire dalla sua esperienza a Nazareth. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, per estendere poi su tutta la storia di Israele questo sguardo di misericordia di Dio per l'umanità. È una misericordia che si è fatta evento, storia, fatti. Dio ha fatto, l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose. È il Dio dell'azione, il Dio della storia, della iniziativa. E Maria, partendo da quello che lei ha vissuto a Nazareth, narra, racconta, annuncia, benedice il Signore per tutte le grandi opere della storia della salvezza. Dio è misericordioso. E come tutto questo annuncio di Maria non può non sorprende Elisabetta, come il grembo di Elisabetta non può sussultare all'annuncio di queste parole. Vedete, anche nella nostra vita è importante il tipo, la qualità del saluto. Di solito o di frequente può capitare che noi, incontrando gli altri, raccontiamo più le nostre pene, i nostri affanni, riversiamo un po' sugli altri i nostri problemi, le nostre tristezze, le nostre inquietudini. Beh, io non credo che questo tipo di saluto possa far sussultare più di tanto, può anche deprimere. Proviamo a salutare gli altri, non solo con le parole, ma con l'impatto, l'incontro, la relazione, lo sguardo. Proviamo ad accostare la vita degli altri raccontando prima di tutto le opere della misericordia di Dio, non solo quelle che Dio compie in noi, e in tutti, senza eccezione, c'è una storia di misericordia di Dio, soprattutto in tutto ciò che noi non consideriamo. Sono le cose più belle, perché a volte invece le riteniamo le più scontate. Sono le azioni, ciò che Dio ha fatto, compie, fa oggi per me. Ma poi proviamo a salutare gli altri raccontando le meraviglie che noi contempliamo anche nella storia di tanti altri fratelli e sorelle, e allora il nostro saluto è un saluto di gioia, è un saluto di grazia, di benedizione, come quello di Maria che, entrando in casa di Elisabetta, annuncia così: l'anima mia magnifica il Signore. E questo porta gioia. Anzi, nel cuore di Elisabetta questo annuncio, questo saluto di Maria genera due reazioni bellissime: una di benedizione e l'altra di beatitudine. Benedetta tu fra le donne e benedetto il tuo grembo, il frutto del grembo. E poi la beatitudine: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ma ancor prima della benedizione e della beatitudine c'è questa danza del bambino nel grembo di Elisabetta. Il bambino sussultò di gioia.
Ecco, il nostro saluto può portare questa reazione felice nella vita degli altri e insieme riconoscere e lodare il Signore. Diventa così una relazione feconda quella con gli altri, lì dove al centro dell'incontro c'è la grandezza dell'opera di Dio. Riconoscere ciò che Dio fa per noi e per gli altri e condividerlo con i fratelli e le sorelle non può che portare gioia in quel grembo molto spesso anche per noi sterile di affetti, un grembo sterile di rapporti, di amicizie, sterile di sentimenti, sterile di benedizioni e di lode, sterile di gratitudine. Quando invece condividiamo insieme le opere della misericordia di Dio, allora anche il nostro grembo, quello del cuore, diventa fertile, fecondo, ricco, grazioso. Un grembo, il nostro e quello dei nostri fratelli e sorelle, capace di generare una nuova vita. Anche lì dove c'è una vita segnata dal limite umano della fragilità, della debolezza e della sofferenza anche fisica, quella vita rinasce lì dove siamo capaci di narrare, annunciare le grandi opere del Signore per magnificare insieme la grandezza della sua misericordia. Fratelli carissimi, preghiamo ora Dio Padre Onnipotente che ha guardato con bontà all'umiltà della sua serva rendendola madre del Salvatore e donna di misericordia. Preghiamo insieme cantando. Perché il Papa e i pastori sappiano guidare con umiltà il popolo di Dio, confidando in ogni necessità nella materna intercessione di colei che ha accolto nel suo grembo il dono dello Spirito. Preghiamo cantando. Magnifica, magnifica, magnifica anima mea Dominum. Magnifica, magnifica, magnifica anima mea. Perché ogni credente sappia magnificare le meraviglie del Signore e riconoscere che siamo creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Preghiamo cantando. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Perché coloro che si sono smarriti nel loro cammino di fede non disperino mai dell'amore misericordioso del Signore che si stende su quelli che sanno riconoscere le proprie mancanze e accoglierlo nella propria vita. Preghiamo cantando. Magnifica, magnifica, magnifica anima mea Dominum, magnifica, magnifica.
perché i malati, i sofferenti e le persone in difficoltà non vivano mai l'esclusione e l'abbandono, ma siano sempre visitati dai fratelli nella fede e consolati dal conforto della Vergine Madre. Preghiamo cantando. Magnifica. Padre misericordioso, che ci hai donato Maria quale segno del tuo amore senza limiti, aiutaci a porre la nostra vita sotto il suo sguardo materno, affinché ogni nostra parola e ogni nostro gesto siano un canto di lode alle meraviglie che tu hai operato per Cristo nostro Signore. Di solito alla processione offertoriale vengono portati alcuni doni. Noi abbiamo dei doni speciali in questo pellegrinaggio e sono i bambini, tutti i bambini che ogni anno vengono con l'Unità Alsi Romana Laziale. Segnano in maniera particolare questi nostri giorni. Vorremmo portarli tutti qui e tra le braccia del Vescovo idealmente, che ci rappresenta così concretamente quello che è l'immagine di Dio Amore, di Dio Padre. Ma lo facciamo presentando due bambini, Nicola che oggi compie i suoi primi 10 mesi e il secondo bambino, Francesco Maria, il più piccolo in mezzo a noi, figli di due coppie, di due amori, nati a Lourdes, ma vogliamo anche idealmente presentare soprattutto tutti i bambini che portiamo nel cuore, che sono qui presenti, i bambini delle nostre prime file, i bambini anche dell'oncologico, soprattutto del Gemelli. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ed ora offriamo su questo altare in maniera particolare tutte le sofferenze di coloro che ci hanno detto quando siamo partiti: ricordati di me, perché il Signore, come trasformerà il pane, il vino, il corpo e il sangue, trasformi la vita di chi soffre. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore è sceso dalle tue mani di questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accoglio, Signore, le preghiere e le offerte che il tuo popolo ti presenta nel ricordo della Beata Vergine Maria. E donaci il soccorso della sua misericordia, della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro, vero Dio e vero uomo, Egli è l'unico mediatore fra te e gli uomini, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia. E il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita e incessantemente la invoca madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola, il Vescovo Gerardo che presiede l'Eucaristia e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Bernardetta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto della Eucaristia, segno di riconciliazione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. La pace. La pace. La pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so dire di non partecipare alla tua mensa, ma ti sono la parola che io sia salvato.
la comunione, aspettiamo che uno dei sacerdoti si sarà fatto più vicino a noi il possibile e noi accogliamo, aspettiamo il Signore cantando insieme questo momento forte, un momento di preghiera, un momento di gioia. Questa celebrazione eucaristica in questo posto che ha visto il cielo aprirsi,
per ben 18 volte e ben ardetta a cogliere Maria, ci porta a dire il nostro grazie, così come ha fatto Bernardetta, con delle parole molto belle, che riunite insieme sono diventate il suo testamento. Facciamo nostro il suo testamento. Per i giorni nei quali sei venuta, Vergine Maria, per quelli nei quali non sei venuta, non ti saprò che rendere grazie se non in paradiso. Ma per lo schiaffo ricevuto, per le beffe, per gli oltraggi, per coloro che mi hanno presa per pazza, per coloro che mi hanno presa per bugiarda, per coloro che mi hanno presa per interessata, grazie Madonna. Per l'ortografia che non ho mai saputo, per la memoria che non ho mai avuto, per la mia ignoranza e la mia stupidità, grazie, 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 perché se ci fosse stata sulla terra una bambina più stupida di me, avresti scelto quella. Per mia madre morta lontano, per la pena che ebbi quando mio padre, invece di tendere le braccia alla sua piccola Bernadette, mi chiamò Sor Marie Bernard. Grazie, grazie, per aver abbeverato di amarezza questo cuore troppo tenero che mi hai dato. Grazie per madre Giuseppina che mi ha proclamato buona nulla. Grazie per essere stata Bernadette, minacciata di prigione perché ti avevo vista, Vergine Santa. Grazie, oh mio Dio, per quest'anima che mi hai dato, per il deserto e l'aridità interiore, per la tua notte e i tuoi baleni, per i tuoi silenzi e i tuoi fulmini, per tutto, per te, assente e presente, grazie. E noi vogliamo dire grazie, così come fece una malata davanti a questa grotta, che sapeva suonare una chitarra, poggiandola insieme sulla sua carrozzina, compose questa canzone che tutti noi conosciamo, tutti noi cantiamo. Lei disse grazie, diciamolo anche noi, tutti insieme, al termine di questi giorni, così anche se domani andremo via, termine il nostro pellegrinaggio, al termine di questa stupenda Santa Messa in questo luogo tanto caro ad ognuno di noi. In segno di ringraziamento, alziamo le nostre braccia al cielo. Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, manifesta sempre in noi la tua misericordia, perché venerando con fede il mistero di Maria Vergine e Madre, ci prepariamo a ricevere il frutto della salvezza
Per Cristo nostro Signore. Questa Santa Messa è la messa in cui noi ci ritroviamo tutti insieme come pellegrinaggio, ma domani c'è la messa internazionale, perché domani è la festa dell'ascensione di Gesù al cielo, quindi è stata spostata da mercoledì a giovedì. Qualcuno di noi non ci sarà, dovremo partire un po' prima perché l'aereo è un po' lontano qui l'aeroporto. Non ci sarà domani neanche Monsignor Antonazzo. E allora io lo ringrazio a nome vostro, penso che sia una cosa molto bella averlo avuto in mezzo a noi, perché ci ha fatto sentire la presenza dei vescovi dell'Emilia Romagna e del Lazio, ci ha fatto sentire una chiesa in cammino. Gli vogliamo dire grazie come fanno gli italiani, bene. Di solito si fanno anche dei piccoli segni, dei regali agli amici. Allora abbiamo pensato questa volta, caro Gerardo, di regalarle una cosa piccola, semplice, anche se in seta però, ed è un corporale dove è ritratto quello che è la Pentecoste, Maria nel Cenacolo, perché quando si troverà ad utilizzarlo, ricordi questo essere Chiesa dell'Unità, alzi l'impegno ognuno di noi ad essere uno dei piccoli apostoli, di essere uno piccolo di quegli apostoli che hanno fatto grande la Chiesa. Questo è il nostro impegno e questo è il nostro pensierino che gli consegna così Nino a nome di tutti i fratelli in difficoltà insieme a Preziosa, la Presidente regionale. E prima della benedizione, io volevo chiamare qui, non so, non abbiamo i nomi, Don Guiscardo mi dice che dell'Emilia Romagna, del pellegrinaggio dell'Emilia Romagna, sono anche due coppie che fanno 50 anni di matrimonio, Giovincelli, vero? Dove sono? Venite avanti. E poi abbiamo per il Lazio Antonio e Simonetta Staltari, 50 anni che si dicono ti amo, ti amo, ti amo. Stupendo, meraviglioso. Venite avanti, dove stanno queste coppie? O sono timide? Prego. I giovani poi si facciano dire come si fa a stare 50 anni insieme. E allora vi regaliamo il testamento di Bernadette, questo cartoncino segno del pellegrinaggio della nostra stagione di quest'anno. Mancano due coppie, no, stanno arrivando. Eccellenza, aspetti che arrivano gli altri. Beh, facciamo l'applauso anche agli ultimi due ritardatari, eh? Intanto approfitto per ricordare il programma di questa nostra giornata. Subito dopo la messa, quelli della Romana Laziale, i pellegrini, attenzione cari fratelli e sorelle, i pellegrini avranno la Via Crucis. Tra poco vedrete spuntare una croce da questo lato, qui alla vostra destra. Ci porteremo di lì insieme per andare a fare la Via Crucis, va bene? Nel pomeriggio invece i nostri fratelli e sorelle alle ore 15 avranno la Via Crucis, quindi l'appuntamento alla Vergine Incoronata, quelli dell'Emilia Romagna e quelli della Romana Laziale, sempre alle 15, diciamo l'appuntamento alla Vergine Incoronata per andare a vedere i luoghi di Bernadette, d'accordo? Bene, ora... Per l'Emilia Romagna, dopo la messa, nell'esplanade, la foto di gruppo, foto ricordo. Ed ora la benedizione che il Vescovo estenderà
a tutti gli oggetti che voi avete comprato, che noi abbiamo comprato, ai ricordini che abbiamo lasciato in albergo, basta mettere la nostra intenzione, che sono un segno di benedizione da parte di tutti noi alle persone care che abbiamo a casa. Allora, però, attenzione, ordini contro ordini, quelli del i pellegrini, tutti, sani, malati, eccetera, in carrozzine, non ci fanno uscire di qua, si esce tutti sul lato destro, va bene? Chi deve andare via passa sul ponte, quelli della Romana Laziale vanno a fare la Via Crucis, gli altri vanno via passando sul ponte lì nuovo. Grazie. Prima della benedizione anch'io ringrazio con tutto il cuore, ma solo un accenno, pochi secondi per dire come davvero la misericordia di Dio ci raggiunge nei modi più impensabili. Allora, durante la preparazione alla messa e anche durante l'omelia ero stato tentato di accennare qualcosa alla storia di Nino, non sapendo che proprio lui avrebbe presentato questo dono, ricordo di questo pellegrinaggio. Il Signore gli è venuto qui in carrozzella a portare il corporale. E ieri, camminando insieme, sembravamo i due discepoli di Emmaus, ma non rattristati. Lui mi raccontava, in poche parole, non entro nei dettagli per la riservatezza, una storia drammatica della sua vita che lui oggi racconta in forma di Magnificat, di annuncio bello, gioioso. Una storia drammatica trasformata in Magnificat. L'anima mia magnifica, mi ha incontrato così, raccontandomi il suo Magnificat impregnato non di tristezza, di prove trasfigurate. Ecco, allora portiamo con noi, così come la parola di Dio oggi ci ha consegnato, questo stile, questo metodo di vita spirituale. Farà bene a noi e agli altri. Così scende la benedizione su tutte le vostre buone intenzioni, sulle prove della vita che il Signore trasfigura, se lo vogliamo, e Lui lo può fare, in gioia, in esultanza, in sussurto, in lode e benedizione. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amen. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi doni ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, per intercessione della Vergine di Lourdes, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Qual è l'augurio più grande che possiamo portare da Lourdes e avere nel cuore? Quello di poter andare un giorno in paradiso e guardare veramente Maria così come ha avuto la gioia Bernardetto. Con questo augurio cantiamo insieme, guardando quell'immagine tanto cara, quel posto che lei ha scelto per ben 18 volte. Insieme. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infonde mi costanza. Nel viaggio e fra i dolori, tutti. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vedere
cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Allora usciamo tutti sulla destra, i pellegrini della Romana Laziale vanno a fare la Via Crucis, quelli dell'Emilia Romagna passano sul ponte, i nostri fratelli in difficoltà possono passare sotto la grotta. Dobbiamo andare tutti di là, sulla destra, ma vi chiedo di fare un regalo alla Madonna, quello di lasciare la grotta in silenzio. Signora, prego.
stessi. Grazie.
anche lui lo deve dire per tavolare. Avanti, su, avanti, ci fa passare gli altri.
Thank you.